Gesù prega per gli apostoli e prega anche per noi nel Cenacolo, con le sue piaghe, con il suo cuore piegato, e prega per l'unità della sua Chiesa, perché non ceda lo spirito del mondo, lo spirito del Padre, della divisione, delle invidie, delle gelosie. Così Papa Francesco ha commentato il Vangelo di Giovanni sul congedo di Gesù dagli apostoli, inserito nella liturgia di oggi, nel corso della messa celebrata questa mattina nella cappella di Casa Santa Marta. Il fatto che Gesù ha pregato per me, ha spiegato, è fonte di fiducia. L'unità è una grazia, ricordiamocelo, ha aggiunto il Papa, e non si fa con la colla, perché la Chiesa è una grazie allo Spirito. Dobbiamo essere uno, una sola cosa, come Gesù e il Padre sono una sola cosa. Questa è proprio la sfida di tutti noi cristiani, non lasciare posto alla divisione fra noi. Non lasciare che lo spirito di divisione, il padre della menzogna, entri in noi. Cercare sempre l'unità. Ognuno è come è, ma cerca di vivere in unità. Gesù ti ha perdonato? Perdona tu anche. Gesù prega perché noi siamo uno, una sola cosa. E la Chiesa ha bisogno tanto di questa preghiera di unità.